innanzitutto siamo rimasti tutti quanti colpiti dal posto, dall'ambientazione e dall'atmosfera, dico bene, perché è una cosa molto particolare, molto bella e abbastanza così stimolante ed entusiasmante. Vabbè, intanto vi presento i tre scienziati ricercatori alla mia sinistra. Allora, intanto cominciamo a separare bene i ruoli e le competenze. Io sono appunto ignorante praticante, non ne so mezza, ma l'obiettivo di queste manifestazioni è quello di raccontare la scienza, diciamo così, alle persone comuni. Quindi mi sento giustificato a essere qui su questo palco e a fare qualche domanda basica, poi magari se ne avete di migliori voi, meglio. E loro sono qui apposta, appunto, li vedete attrezzati fisicamente, per scendere dal pero e raccontarci quello che stanno facendo. Perché quello che stanno facendo loro è molto interessante. E, come dire, non è solo interessante, ci coinvolge anche e riguarda il nostro quotidiano, per cui sono cose che dobbiamo conoscere. Allora, il primo signore qui alla mia sinistra, Vito Fernicola, è il direttore della divisione termodinamica dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino. Tra l'altro il tuo istituto è anche l'organizzatore di questo incontro, no? Ricordatevi la sigla INRIM, che sarebbe INRI, quella di Gesù, più M, e aggiungiamo appunto metrologica, non meteorologica. Non meteorologica. Quante volte si sono sbagliati? 50% delle volte. Va bene, io ho letto apposta, e va bene. Giorgio Metta è il signore vestito da marinaio là all'estrema sinistra, è il vice direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Di Genova. Perfetto, che poi ci racconterà un sacco di cose. Signori, invece al centro è Gastone Ciuti, che lui si definisce un robotico a scala macro, nel senso che si occupa di robot che sono lunghi anche mezzo centimetro. Ecco, figurarsi quelli piccoli. Beh, comunque, insomma, ufficialmente è un ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Quindi avete capito che siamo ai vertici della ricerca scientifica italiana. Il tema di questa nostra breve chiacchierata, ve lo leggo perché è molto più difficile di altre cose, e il tema è il seguente, due punti. Possiamo fidarci degli androidi? La misura dello spazio e del tempo per vedere e sentire il mondo reale. Non hanno capito, ma capiranno, o meglio, avete capito che si tratta fondamentalmente di due filoni. Un filone di cui parleremo è la robotica e l'altro filone è la scienza della misurazione. I due filoni sono tra loro collegati e vedremo come e perché. È un titolo un po' la Wertmüller, non so se la colpevole sia Lorenza Cusani o qualcun altro, ma comunque è un titolo descrittivo che rende l'idea. Partiamo dal primo filone, partiamo dal padrone di casa, non perché tu eri la Fiat, no, però perché in questo caso avete organizzato questo mini convegno, hai chiamato i tuoi colleghi e avete organizzato come INRIM questa chiacchierata. Allora, Vito Fernicola, in termini di misurazione nel 2018 deve succedere una cosa importantissima. Qual è? Sì, nel 2018 ci sarà una, diciamo, rivoluzione, o forse evoluzione più che rivoluzione, perché è più rassicurante, diciamo evoluzione, del sistema internazionale delle unità di misura, cioè il modo con cui noi definiamo le unità di misura, il metro, il chilogrammo, il secondo, che hanno un impatto, diciamo, concettuale da un certo punto di vista, ma poi hanno una ricaduta pratica sulla vita di tutti i giorni. Quindi le unità di misura cambiano o si precisano? Le unità di misura cambierà il modo con cui vengono definite allo scopo di renderle più precise. Ma scusa, una domanda a priori, le unità di misura, diciamo così, sono sette, come i sette nani. Io i sette nani li so, ma le sette unità di misura no. No. Quali sono? Sono più o meno sì, il chilolo, il metrolo e così esatto. Via. Allora, e il pisolo. Il chilogrammo, il metro, il secondo,
l'ampere, la candela. La candela? La candela. Per misurare la luminosità. L'intensità luminosa. Sì. Il secondo per il tempo, naturalmente. Certo. Il Kelvin per misurare la temperatura. Sì. O il grado Celsius, il gradi, quello più sì. conosciuto. Non grado centigrado, mi raccomando, non si dice grado centigrado. L'ho detto? Non no, l'ho detto? No, io premettevo. E la mole, che è l'unità di misura che collega il mondo chimico con il mondo fisico. La? La mole. Qui siamo a Torino e la mole è anche un monumento noto in città. La mole, davvero, l'avete... Queste sono le 7 unità. Bene. Il chilogrammo è quello che subirà l'impatto maggiore. Insomma, in questo momento il chilogrammo è un cilindretto di platino iridio piccolino, insignificante, che pesa esattamente un chilo, naturalmente, ed è conservato a Parigi, vicino Parigi a Sèvres, in una cassaforte con 3 chiavi. Queste 3 chiavi stanno in 3 continenti diversi. Quindi ogni volta che bisogna aprire la cassaforte è complicato, diciamo. Scusami se ti interrompo, ma per partire proprio dalla base, ho fatto un patto con il pubblico qui presente, proprio che saremo molto molto chiari. La misurazione nella storia ha avuto delle vicissitudini molto importanti, è stata un problema per tutti. La misurazione e le misure, i pesi e le misure, direi, nella storia sono quello che hanno un po' segnato il tempo, il cambiamento dei regimi, il cambiamento dalla Repubblica alla Monarchia e così via. Sostanzialmente ogni sovrano, ogni granduca, ogni contea batteva le proprie monete e i propri pesi e le proprie misure, perché era un modo per, come dire, consolidare e affermare il proprio potere. E quindi ci si spostava dal Granducato di Toscana a quello di Parma e si cambiavano le misure, i pesi, le lunghezze. Ed era un modo difficile per capirsi, naturalmente. In Francia anche, c'erano, prima della Rivoluzione Francese, c'erano 100 sistemi di misurazione diversi, uno dall'altro. Sullo spirito della Rivoluzione, in cui l'eguaglianza era una delle parole chiave, come sappiamo, si decide di fare un unico sistema universale che valesse per tutta la Repubblica, in buona sostanza. E qui nacque il chilogrammo campione e qui nacque il metro campione, che furono i primi elementi per consolidare un sistema universale di misure. Dopodiché, visto che era importantissimo nella storia misurare per il commercio fondamentalmente, però poi è diventato importante anche per la scienza. Cioè, uno fissato con le misure, mi dicevi, era Galileo Galilei. Galileo Galilei era fissatissimo con le misure. Diciamo, l'idea di Galileo è che le misure erano la base della fisica, e quindi la sua idea sostanzialmente, con uno slogan, era: misurate tutto quello che è misurabile e quello che non è misurabile rendetelo misurabile, perché questo è l'unico modo per comprendere la realtà. Peraltro un concetto analogo è espresso anche da Lord Kelvin, che è altro famoso fisico e metrologo della storia, che disse sostanzialmente: se sai misurare qualcosa ne puoi afferrare il significato, se non lo sai misurare la tua comprensione della realtà è scarsa, è povera. Apro una breve parentesi con Giorgio e con Gastone, poi torniamo assolutamente a te e a questo evento che deve avvenire nel 2018. Allora, voi vi occupate in maniera diversa, in ambiti diversi, di robotica. La sua scienza, questa scienza della misura e delle misure, è importante anche per voi, evidentemente, il nesso c'è. Assolutamente sì. Giusto per ricollegarci a Galileo, anche le nostre macchine devono poter fare delle misure, devono misurare tutto il misurabile. Quanto meglio misurano, quanto meglio riusciamo a farle muovere. E quindi il risultato finale dipende dalla qualità della misura. I robot che costruiamo hanno sensori di vario tipo, possiamo andare dai sensori chimici a quelli meccanici tipicamente, ai sensori visivi, le telecamere, microfoni, quello che vogliamo. Certo. E la qualità di questi sensori determina il funzionamento del robot, per cui tanto meglio misuriamo, tanto meglio funzionano le macchine. Ecco, Gastone, visto che tu prepari dei micro robot che entrano nel corpo umano, dovete banalmente prendere le misure del mio colon per infilarmi dentro qualcosa che sia, diciamo, colon compatibile, è così? Sì, esatto. Cioè, avere una misura è effettivamente rendere, diciamo, tangibile la realtà che nel campo, diciamo, medico della chirurgia robotica può essere la fine della via.
diagnosi, cioè avere un robot, un elemento robotico, un sistema robotico in grado di fare una misura accurata è il modo migliore, diciamo, per avere una buona, un'accurata diagnosi per poi intervenire con un'azione dedicata, specifica sul paziente. Poi torniamo ai robot ovviamente, ma a questo punto, scusa Vito, riprendiamo questo ragionamento. Allora, a un certo punto la rivoluzione francese dice, vabbè, la stessa misura almeno per tutti in Francia. Adesso è arrivata la globalizzazione, ma a voi non basta, perché nel 2018 addirittura le misure avrebbero l'ambizione di diventare le stesse misure per tutto l'universo. Certamente. Ci spieghi cosa succede, cosa cambia? Dunque, intanto per quanto riguarda l'aspetto delle misure, la globalizzazione, devo dire, è cominciata molto prima. Nel 1875 venne firmato quello che si chiama la Convenzione del Metro, in cui all'inizio 17 paesi, tra cui l'Italia con un ministro piemontese, Costantino Ligra, firmarono questa dichiarazione, che è un trattato internazionale in cui si decise di avere un sistema uniforme di misure. Via via nel tempo si sono aggiunti molti altri paesi, oggi sono quasi un centinaio, che rappresentano il 98% delle economie mondiali. Quindi la globalizzazione nel campo delle misure, proprio perché è utile alla tecnologia, ma anche ai commerci e agli scambi in generale, è nata da molto tempo. Il 2018 è l'anno in cui si ha l'ambizione di rendere per l'appunto universale questo sistema. Cosa significa universale? Beh, sostanzialmente significa che anziché affidarci a delle unità di misura basate su dei campioni, degli oggetti materiali in cui si spera che questi oggetti rimangano costanti nel tempo, ma così di fatto non è, si passa a una definizione concettuale delle unità di misura collegata a quelle che noi chiamiamo costanti fondamentali della fisica. Una costante fondamentale della fisica è per l'appunto una quantità, una proprietà costante, come la carica dell'elettrone, come la velocità della luce, per esempio. La velocità della luce è la stessa in qualunque parte dell'universo, ed è proprio in virtù del fatto che la velocità della luce è costante che noi siamo in grado di misurare la distanza, la dimensione dell'universo, la distanza tra le galassie e tra i sistemi di stelle. Così ce ne sono anche altre grandezze e quantità che sono costanti nel tempo, estremamente costanti. Qualcuno dubita della costanza, ma al momento non si è in grado di misurare una differenza, una non costanza, quindi per il momento siamo tranquilli che per ora e per le generazioni future queste quantità sono costanti. Quindi se noi abbiamo la capacità, e ora tecnologicamente ce l'abbiamo, di collegare le unità fondamentali con delle costanti fondamentali valide in tutto l'universo, possiamo dire che abbiamo costruito un sistema universale. Questa è una visione di qualche anno fa, perché un grande scienziato premio Nobel, Max Planck, dagli inizi del Novecento già disse: se noi riuscissimo a costruire questo sistema, il sistema sarebbe universale, varrebbe per qualunque cultura, per qualunque mondo, anche extraterrestre, immaginando già, come dire, future generazioni di marziani o di saturniani. Cioè, gli scienziati non hanno limiti, diciamo, alle loro ambizioni. C'è questa cosa di fissare finalmente qualcosa di assoluto, devo dire che è molto eccitante, immagino. A me ha colpito una cosa, che quel gnocco che c'è a Parigi sotto tre chiavi, eccetera, eccetera, che pesa un chilo, cambia. Cioè, è sottoposto, ogni 15 anni, 20 anni lo andate a ripesare e a confrontare con altri chili sparsi per il mondo. E avete verificato che cambia. Sì. In 120 anni circa, dal 1899, quando è stato costruito il primo prototipo, che per definizione è un chilogrammo, cioè quello è il chilogrammo, non ce ne sono altri. Però confrontandolo con oggetti simili, con delle copie, si è visto che in 120 anni è cambiato un po', quanto? 30-35 microgrammi, oddio, non è tantissimo, insomma. Quindi è l'equivalente del fatto che si sia appoggiato sopra il chilogrammo l'ala di un moscerino, più o meno, quindi tutto sommato poca roba. Però se moltiplichiamo il chilogrammo che sta a Parigi per gli scambi mondiali dal punto di vista del commercio, e quindi miliardi di tonnellate in termini di massa, 30 microgrammi diventano tonnellate probabilmente, e quindi la garanzia che quando si compra un etto di prosciutto il salumiere ti dia proprio un etto, a
parte che non ti pesi la carta, diciamo così, insomma, ti dia un etto di prosciutto, è una garanzia che la massaia vorrebbe avere, insomma. Probabilmente non a livello di 35 microgrammi, ma è una garanzia. Dal punto di vista, diciamo più seriamente, dal punto di vista della tecnologia, quando si scende con le tecnologie attuali nel campo quantistico, oggetti sempre più piccoli, delle dimensioni di pochi atomi, e lì la differenza di massa comincia a essere significativa. Ma allora, visto che abbiamo stabilito che voi dell'IRIM lavorate per conto delle massaie, e questo è interessante, ma con parole povere, che possa capire anch'io, come fate a pesare il chilo a questo punto, non più attraverso diciamo una bilancia, ma contando le molecole che ci sono dentro? Sì, questo, diciamo, il modo più, più sicuro per definire una certa quantità o un insieme è contare gli singoli elementi. Quindi l'idea è quella di prendere una sfera perfetta, un cristallo perfetto di silicio, e questo ormai è possibile ottenerlo con la tecnologia dei semiconduttori, è una cosa tutto sommato consolidata, e sviluppare una tecnologia che all'IRIM abbiamo sviluppato, qui a Torino, di misurare la distanza, precisamente la distanza tra gli atomi del reticolo, e contare esattamente il numero di atomi nel reticolo. Quindi, conoscendo il numero totale di atomi, siamo in grado di definire la massa di questo oggetto. Quindi questa è la chiave per passare alla definizione legata a un numero di entità elementari, che sono gli atomi all'interno di questo cristallo. Quindi il numero di atomi, quindi la massa, il peso di quella massa lì è conosciuto. Il singolo atomo moltiplicato il numero n di atomi. Ma mi spieghi perché quel vostro chilo assoluto pesa uguale anche sulla Luna? Perché la proprietà del chilo assoluto è la massa, e la massa è una proprietà che è indipendente dallo spazio e dal tempo, è una proprietà che si conserva nel tempo. Questo è un assunto fondamentale della fisica, la massa si conserva ovunque. Quindi un marziano di massa 100 kg sulla Terra, su Marte peserà 30 kg o 50 kg, peserà, ma la massa sarà sempre di 100 kg. Ho capito. Sono soddisfazioni, avere quantomeno, immagino, intuito, se l'ho intuito io l'avrete intuito anche voi. Poi dopo uno può naturalmente fare tutta una serie di elucubrazioni sulla propria massa e quindi dire questa non la perderò mai anche se vado sulla Luna, quindi è solo, come dire... La massa è costante, non la massa è costante, va bene, ho capito. Posso solo dire peso meno, ma l'estetica rimane uguale. E questo ci voleva la scienza per... Allora, adesso blocchiamo qui un attimo questo ragionamento. E naturalmente ti prego di intervenire anche sulle, diciamo, relazioni e risposte dei tuoi colleghi. Ma insomma, non lo so, da chi vogliamo partire, da Giorgio Metta a questo punto. Allora, Giorgio Metta è vestito da marinaio, ma si è laureato in ingegneria a Genova e poi è andato a specializzarsi al famoso MIT di Boston. E poi insegna adesso in Gran Bretagna, professore di robotica cognitiva all'università di Plymouth, appunto in Gran Bretagna, o Plymouth che dir si voglia, io vabbè. E consulente esperto di robotica anche nell'ambito di programmi della Commissione Europea. Eppure è un signore che ancora gioca. Gioca perché si è costruito un piccolo robot, un bambino. Un robot umanoide per giocare. Sì, che se lo vedono i bambini diventano matti, perché è anche molto bello da vedere. Adesso non abbiamo delle immagini, magari andate stasera su internet a vedere, perché questo iCub, scritto iCub, lo dico per i non anglo come me, e questo nome che viene un po' da Kipling. Se nel libro di Kipling originale, cucciolo di uomo era chiamato The Man Cub. Esatto. Quindi noi abbiamo fatto il cucciolo di robot e poi ai robot. Certo, e quindi questa... Quindi una citazione alla fantascienza. Questa è ovviamente una citazione di Asimov. Allora, la cosa particolare di questo robot, poi ce lo spieghi tu, però la cosa fondamentale è che è un robot che impara, acquisisce dall'esperienza. Dico bene, ha un cervello fatto, correggimi se sbaglio, io volgarizzo, cervello fatto in settori diversi, ogni settore è un software e quindi ha una memoria.
E lui dalle esperienze impara e mette insieme i vari settori del proprio cervello e quindi acquisisce sempre nuove capacità. Fino a, questo mi ha colpito, correggimi se ho capito male, in un futuro a farsi la rappresentazione di una parola. Ora, vediamo. Ho detto almeno 7 sciocchezze, così no, tu no, no, correggendole no, riesci a spiegarti meglio. Tutto corretto. Se poi lui avrà questa rappresentazione della parola in futuro, questo è da capire. Questo mi ha impressionato. Diciamo, noi quello che abbiamo fatto qualche anno fa è stato costruirci un robot che è come il telescopio di Galileo. Avevamo bisogno dell'hardware sul quale poter fare i nostri esperimenti. Gli esperimenti che volevamo fare sono di intelligenza artificiale, quindi come dotare una macchina di comportamenti intelligenti. Questi poco, appunto come dicevi, sono composti da tanti pezzettini, da tanti software, per cui abbiamo, non so, l'equivalente della corteccia visiva che prende le immagini che arrivano dalle sue telecamere e riesce a categorizzarle, a riconoscerle, a decomporle in elementi che poi possono essere interpretati da altri software per generare dei comportamenti utili, quindi per potersi muovere nell'ambiente, per non andare a sbattere, per poter prendere degli oggetti, riconoscerli e così via. Questo per la visione. Poi abbiamo la sua corteccia uditiva, abbiamo alcune altre aree, se vogliamo mantenere questo confronto col cervello umano, dove ci occupiamo di riconoscere il parlato, quindi se io parlo al robot lui deve almeno poter capire le parole che gli sto dicendo, anche se poi non ha un concetto. In che lingua lo state addestrando? In inglese principalmente. Quindi avremo un robot che lui capisce e io no, e questa è già una cosa che mi sta vabbè, vai avanti. In linea di principio si può usare qualunque lingua. Certo. E poi quello che facciamo, ognuna di queste sue cortecce, se vogliamo, di questi pezzi del cervello, utilizzano delle tecniche di apprendimento automatico, che vuol dire che io non sono in grado di costruire un algoritmo scrivendo un programma per riconoscere degli oggetti che lui potrebbe incontrare nella sua vita, per cui quello che devo fare è dargli la capacità di apprendere semplicemente da quello che vede. Quindi se vede tante volte qualcosa, lui raccoglie questi dati e poi potrà in futuro riconoscere quello che ha visto, come, guarda, questa è la stessa tazza che ho visto ieri, questa è la cucina dove sono passato ieri e così via. Quindi accumulando questi dati poi lui impara via via nuove componenti, nuovi elementi che gli serviranno. Cioè, lo state educando in pratica, no? In qualche modo sì. Ovviamente dobbiamo, la realtà è che queste macchine al momento non sono così intelligenti, le cose che riusciamo a fargli fare sono abbastanza semplici, per cui riusciamo a insegnargli a riconoscere degli oggetti, a prenderli, a interpretare dei semplici comandi che possono essere prendi quello piuttosto che quell'altro, e lui da lì fa tutto in autonomia. La cosa interessante è che non c'è una persona col joystick che comanda i movimenti del robot, questi movimenti sono generati in maniera autonoma, lui vede, capisce la distanza dell'oggetto, capisce come muovere i suoi motori in modo da portare la mano vicino all'oggetto e come chiudere le dita per prenderlo. Tutto questo, diciamo, è quello che si riesce a fare in questo momento con questo tipo di intelligenza. In teoria, sopra questa si potrebbero aggiungere cose più complicate che hanno a che vedere col ragionare su quello che sta vedendo, capacità cognitive più elevate. Sì. Noi non ce ne occupiamo, però ci sono altri ricercatori che lo fanno. Però viene definita questa robotica bioispirata. Il vostro è un robot umanoide. C'è questa tendenza a ricostruire anche i processi cognitivi tipici dell'uomo? C'è questa tendenza, perché sistemi che abbiano queste capacità al mondo non ne conosciamo tanti, visto che c'è quello dell'uomo, lo prendiamo come esempio per alcune delle nostre ricerche. Ad esempio, una cosa che abbiamo fatto che è molto interessante, abbiamo scoperto, questo l'hanno scoperto i neuroscienziati, che quando ascoltiamo il parlato si attivano le nostre aree motorie. Quando ascoltiamo, quindi mentre voi state ascoltando me in questo momento, le vostre aree motorie, anche se non vi state muovendo, si stanno attivando e si attivano in maniera congruente con quello che sto dicendo io. Per cui se io dico un certo fonema, l'area che in qualche modo è responsabile per pronunciare quel fonema si attiva.
queste cose noi abbiamo detto, ma suona interessante, abbiamo pensato quindi di costruire un riconoscitore per il parlato che utilizzasse lo stesso principio. Abbiamo preso un po' di dati motori e acustici e abbiamo scoperto che un sistema costruito in questo modo funziona meglio in tutte quelle situazioni dove c'è rumore. Quindi, ad esempio, in questa sala c'è un sacco di rumore di sottofondo, se noi mettiamo Siri laggiù non c'è speranza che riconosca nulla. Questo sistema è molto più affidabile proprio in situazioni dove c'è rumore, che è apparentemente esattamente quello che succede nel nostro cervello. Noi in qualche modo, quando ascoltiamo qualcuno, riproduciamo nelle nostre aree motorie come noi pronunceremmo quelle stesse parole. E questo aiuta al riconoscimento, è come se in continuazione confrontassimo quello che ascoltiamo con quello che faremmo noi. E questo è uno degli esempi. Quando parliamo di bioinspirato è questo livello, noi non abbiamo dei veri neuroni dentro, certo, le macchine, abbiamo dei software, però in qualche modo il modo in cui combiniamo le informazioni ricopia quello che succede nel cervello. Siamo arrivati a stabilire anche alcuni degli obiettivi della vostra ricerca, ma prima voglio sottolineare altre caratteristiche. È open source la vostra ricerca, cioè è libera, la raccontate a tutti. Assolutamente sì. E difatti il nostro iCab c'ha quanti, 25 fratellini? C'ha 36 fratellini. 36 fratelli in giro per il mondo. Sì, esatto. E questo è interessantissimo perché è ricerca pura. Provare a fare della robotica qualcosa di più scientifico, dove io ho una piattaforma standard che posso condividere con degli altri e riprodurre gli esperimenti a Genova, ma anche ad Ankara piuttosto che a Osaka, certo. E tutto riesco a verificare se quando ho fatto un esperimento l'ho fatto bene o l'ho fatto male, certo. Perché se scopri che funziona solo a Genova c'è qualcosa che non torna. È la base del metodo scientifico, la verifica. Assolutamente sì. Benissimo. Prima di passare agli obiettivi, a cosa serve, a come funziona, io ci terrei a questo punto che in qualche modo Gastone ci raccontasse invece suo filone di ricerca. Sono robot totalmente diversi, li hanno paragonati a degli insetti. Ma sì, vorrei partire diciamo da un riferimento della bioinspirazione, cioè per creare proprio un legame diretto, perché anche se ci occupiamo io e Giorgio di aspetti diciamo differenti, abbiamo dei driver che ci portano poi a sviluppare una ricerca con delle congruenze, con delle similitudini. La bioinspirazione è una cosa diciamo fantastica che è seguita nel campo della ricerca, ma perché cerchiamo di imitare un po' quello che la natura diciamo ha fatto evolvendosi è riuscita diciamo a cambiare, adattarsi, a migliorare. E questo concetto di bioinspirazione è applicato in maniera diciamo forte nel campo della chirurgia robotica, dove diciamo lavoro io nella realizzazione e nella produzione di queste capsule endoscopiche. Le capsule endoscopiche sono a tutti gli effetti dei sistemi, dei robot, dei sistemi integrati con tanta elettronica dentro, dei piccoli diciamo cervelli elettronici, dei piccoli motori che possono diciamo muoversi, aprirsi, chiudersi per garantire il movimento di questi dispositivi. La bioinspirazione è molto importante perché ci permette di sviluppare un'innovazione diciamo che segue appunto le regole della natura, una natura che ha seguito appunto un'evoluzione virtuosa. Un esempio diciamo, uno dei primi sistemi per endoscopia che abbiamo sviluppato è un sistema che si inspira un verme, lo chiamiamo appunto inchworm. Un verme solitario intelligente. Sì, un verme alla fine intelligente, in grado appunto di muoversi, di essere destro, di riuscire a non creare disturbo e dolore poi al paziente. Perché un altro aspetto molto importante che ci spinge nella nostra ricerca è far sì che la chirurgia, la robotica in medicina sia non invasiva per il paziente, sia sempre meno invasiva, meno traumatica per il paziente, ma naturalmente anche per il medico, che poi è l'utilizzatore quotidiano di questa tecnologia. Si può pensare ad esempio alle piattaforme robotiche in cui si usa la radiazione, non si può pensare di non creare diciamo, sistemi a bassa radiazione, perché poi il chirurgo stesso ne risente. Quindi il trauma, l'invasività è sia per il paziente, ma naturalmente anche per l'operatore stesso. Ma in poche parole, gli insetti, tra virgolette, che voi costruite,
come sono fatti? Sono delle pilloline? Sono... Sì, abbiamo fatto diciamo quasi uno zoo di capsule, abbiamo sviluppato negli anni, abbiamo una lunga tradizione, più di 20 anni di, diciamo, di storia nella realizzazione di capsule endoscopiche o di sistemi flessibili, diciamo smart, cioè intelligenti, in grado di muoversi, capire come muoversi e raggiungere, diciamo, il sito di interesse per eseguire prima una diagnosi accurata. E qui ritorno, diciamo, all'aspetto del sensore. Il sensore è fondamentale perché, come dicevo, un'unità, un elemento di misura accurato permette di sviluppare una diagnosi accurata. Ma il sensore serve anche per azionare un qualcosa, un movimento, un'attività. Cioè, quando io monitoro l'ambiente, so come l'ambiente si sta muovendo, si sta comportando, riesco a navigare a quel punto in maniera accurata e riesco ad agire per fare appunto una chirurgia o un'azione focalizzata sul punto di interesse. Cioè, in poche parole, il tuo piccolo robot entra giù per la gola, per sì, poi arriva nel mio stomaco, esatto, tira fuori delle zampette. Questa, diciamo, è una versione ispirata. Fotografa, taglia, cuce, analizza, prende pezzi di tessuto, sì. Cosa fa? Sì, sì, è un sistema che viene ingerito, viene appunto come se fosse una pillola, una ziguli, sì, un antibiotico, una dimensione, diciamo, di una piccola capsula. Entra dentro, ha delle telecamere, fotografa con algoritmi di intelligence, diciamo, artificiale, intelligenza artificiale in grado di classificare e riconoscere zone che sono sane da zone che magari non lo sono. Utilizza sensori differenti, quindi in maniera, diciamo, multimodale, in maniera integrata, per dare una diagnosi ancora più accurata. E quindi poi raggiunge il sito navigate dall'esterno, perché la cosa fondamentale è avere un'azione diretta nel movimento del nostro verme, cioè, della nostra capsula. Dirigi? Questa bestiolina viene teleoperata, cioè il medico dall'esterno ha un suo joystick, un'unità di controllo, è come se fosse in pratica, io immagino una macchina in una galleria, no? Uno la muove, gira le ruote, va avanti, torna indietro, perché non si può pensare di fare, come dire, un unico percorso e essere sicuri che la diagnosi è accurata. Si può tornare indietro, si può ricontrollare, quindi è necessaria una locomozione attiva di questo dispositivo. E poi, mentre iCab ha un cordone ombelicale, ha un filo che lo alimenta, giusto? Cioè ancora non ha... Si può anche alimentare a batteria, è un di più, diciamo. Sì, vabbè, questo... Ma le sue bestioline sono solo a batteria, perché se no... Stiamo sviluppando diverse versioni, una versione wireless ingeribile che poi fa il suo percorso e viene espulsa, diciamo, naturalmente, e stiamo anche sviluppando un sistema endoscopico, colonoscopico, filato, quindi è una piccola capsula a locomozione magnetica con trazione anteriore, cioè in pratica la testa di questa capsula viene portata in non giro. Non sta parlando di un'automobile, eh? Questa è la cosa strana. No. Va bene. E questo sistema ha una piccola coda, flessibile. Perché avere questa coda? Perché dobbiamo riuscire, diciamo, in termini di diagnosi a essere estremamente accurati, quindi vogliamo delle immagini a alta definizione, quasi 4K, no? E quindi ci sono alcuni aspetti tecnologici che dobbiamo saper affrontare. Cioè la ricerca è importante conoscere i limiti che la ricerca ha e sviluppare sistemi che riescano appunto a realizzare un'azione migliorativa, nel mio caso verso, diciamo, il paziente, ma in generale per la robotica verso l'utilizzatore finale. Visto che stiamo parlando di cose che stanno avvenendo mentre ne parliamo, se avete notato, io ho potuto leggerlo casualmente in treno, sul Corriere di oggi c'era proprio un articolo che si riferiva all'intelligenza artificiale in medicina. In quel caso il settore sottolineato era la capacità dell'intelligenza artificiale di leggere un numero di dati sconfinato e quindi di aiutare i terapeuti a fare delle statistiche, a individuare la cura e in qualche modo ad avere sotto mano un numero di dati che un normale medico non avrebbe mai. Ma scusa, tornando un attimo ai CAB, ma se questo continua a imparare, fra 10 anni cosa vale? Medie? Cioè, che cosa succede? Cosa avrà imparato secondo voi? No, secondo noi no, perché le cose che riusciamo a fare in questo momento con le tecniche di intelligenza artificiale sono limitate a settori specifici, per cui io ho un problema, devo dargli la capacità di riconoscere degli oggetti. Quindi quello che posso fare
prendo i dati, immagini, tipicamente costruisco la macchinetta che distingue il caffè dall'aranciata, per cui il giorno che gli chiedo di portarmi il caffè mi porta effettivamente il caffè e non l'aranciata. Però questo più o meno quello che riusciamo a fare sono applicazioni così specifiche: riconosce il parlato, riconosce gli oggetti, riconoscere al tatto quello che sta toccando, riconoscere l'ambiente e capire dove ci sono gli ostacoli. Sono tutte cose specifiche, ma mancano ancora di quella capacità di generalizzare che invece è tipica dell'uomo. Il fatto che io oggi ho visto queste cose, domani capisco dei concetti di più alto livello, ecco, questo non lo sappiamo fare, quindi il robot alle medie non andrà al momento, ci manca quella che è l'intelligenza più generale. E per cui anche quando mi aspetto, quando mi chiedono spesso, ma ti immagini questi robot nel futuro in casa di tutti a fare delle cose piuttosto che negli ospedali? Sì, però con di fatto come abbiamo gli smartphone ora, lancio l'applicazione portami il caffè e dopo un po' arriva il robot col caffè, ma non ci posso parlare di filosofia col robot, no. A meno di non avere l'applicazione parliamo di filosofia, un altro, diciamo, saranno tanti pezzettini che non consentono alla fine di andare a scuola come va un essere umano, perché insomma mio figlio alle medie, devo dire che fa ragionamenti piuttosto sofisticati. Una macchina molto più complessa del tuo robot. E qui siamo arrivati, e lo dico a tutti e tre, diciamo forse al tema che sta più a cuore a noi cittadini normali, anche se so che a voi vi fa arrabbiare, perché spesso banalizza il vostro lavoro. E il tema è quello di a cosa servono queste cose. Io non credo che il tuo... Allora, a cosa servono... I tuoi insettini mi sembra evidente, diciamo che è immediatamente ricerca pura e ricerca applicata assieme. Nel caso invece, diciamo, della vostra ricerca, è evidente che non state creando un umanoide più bravo degli umani. Abbiamo visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Quello fa parte appunto dell'immaginario cinematografico. Quindi l'obiettivo cos'è? Di ricostruire un processo cognitivo, per esempio di capire cosa può essere, diciamo, anche in un individuo umano nel DNA e quanto può apprendere da un processo invece, non lo so, ci sono due aspetti. Uno è più scientifico, se vogliamo, più di conoscenza di base. E sicuramente capire l'intelligenza riproducendola in una macchina potrebbe farci capire tante cose anche su come il cervello in realtà risolve certi problemi, però questo è un aspetto. Esiste anche un aspetto applicativo. Una cosa che sta succedendo, spesso si sente parlare di questi mega trend, quindi questi cambiamenti epocali che avranno un impatto notevole nella nostra società. Bene, uno di questi è la demografia. Di fatto come sta cambiando la distribuzione della popolazione. E una cosa che sta succedendo praticamente in tutto il mondo è che ci sono meno figli e le persone vivono di più. Vivono di più perché per fortuna la medicina fa il suo lavoro e si fanno meno figli perché man mano che, diciamo, una certa parte del mondo acquisisce un certo livello tecnologico, di fatto ne fa meno. Il risultato è che banalmente nel 2030, che è abbastanza vicino, ci saranno qualcosa come 845 milioni di persone fuori dall'età lavorativa, quindi oltre 65 anni, che vuol dire che da un certo punto di vista avranno bisogno di un aiuto, magari di assistenza, da un altro punto di vista, se non abbiamo più tante persone così che lavorano, potrebbero mancare delle braccia per produrre gli oggetti che dobbiamo produrre. Quindi o in robotica industriale o in robotica per l'assistenza è molto probabile che avremo bisogno di nuove tecnologie. Potranno essere robotica, potranno essere sistemi digitali intelligenti di qualche tipo, però più o meno queste cose saranno necessarie. E il 2030 è domani, quindi c'è anche il rischio che non le avremo e quindi la mancanza di persone per fare questi lavori potrebbe avere un impatto economico notevole. Ci sono delle statistiche molto interessanti su questo argomento. Il Boston Consulting Group ha pubblicato una ricerca dove stimava l'impatto da qui al 2030 in 10 trilioni di dollari di economia mancata semplicemente perché non c'è nessuno che possa fare il lavoro.
Beh, qui scusate, posso aprire una parentesi un attimo, nel senso che siamo arrivati a un tema importante che coinvolge anche tutti noi. Finora era un tema scientifico dove vi abbiamo ascoltato, ora siamo coinvolti. Allora, vabbè, a parte il grande Asimov che già aveva stabilito tre leggi della robotica in modo da, sia pure nel suo campo, se vuoi, letterario fantascientifico, le tre leggi della robotica di Asimov, guarda caso, recitano così: un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Prima legge. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge, cioè facciano male a un essere umano. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Quindi già ci avevamo pensato in qualche modo a regolamentare. Comunque, allora, la storia dei degli automi, diciamo, è antichissima. Adesso, se voi andate e girate su internet, qua ci sono delle informazioni che sono stupefacenti. Nel X secolo avanti Cristo, in Cina, il re Mu del regno di Zhu, col suo ingegnere meccanico Yan Xin, adesso roba da ridere, confronto a voi, aveva fatto un androide, sapeva cantare, sapeva muoversi a tempo, era fatto di legno, pelle, colla e lacca. E vabbè, ma questo avanti nella storia, fino a, ovviamente, non poteva mancare un Leonardo da Vinci, che alla fine del 400 ha fatto dei progetti, eccetera, eccetera. Comunque, nel 1781, questa è una data importante, con le prime macchine e i primi telai da tessitura mossi appunto dal vapore, ha inizio la rivoluzione industriale. E io vorrei a questo punto citare anche un altro eroe di questa storia, si fa per dire, positivo o negativo giudicate voi, che è Ned Ludd, che ha fondato il luddismo. Cioè lui nel 1779 ha preso un telaio meccanico e l'ha sfasciato, perché prevedeva che l'interazione tra uomini e macchine avrebbe creato aspetti molto positivi, li abbiamo visti, ma anche molto negativi. Qui siamo in un posto molto significativo, Vito, che misura tutto, mi ha misurato anche il fatto che dove qui c'erano 110.000 operai, adesso dall'altra parte della strada sono più 10.000. Ce n'è 10.000. Il 10%, quindi ecco. Questo. Quindi, allora, giustamente, no, la popolazione invecchia, è sempre più inabile, però ci sono anche milioni di disoccupati, quindi è un discorso che forse si proietta in un futuro lontano. E poi c'è un aspetto anche psicologico. Allora, io sarò démodé, però quando devo pagare l'autostrada sono disposto a far la coda pur di andare dove c'è l'omino in carne ed ossa. Le macchine ci litigo sempre. Tra l'altro io parlo con le macchine, dice, introdurre la tessera. Arrivo, cosa vuoi da me? La tessera dall'altra parte, te l'ho messa, che cazzo vuoi? Una volta sono venuti fuori e mi hanno detto, guardi che non c'è mica dentro nessuno. E io dico, lo sapevo, scusate, è una mia debolezza. Va bene. Comunque, a parte questo, allora, il vostro lavoro quotidiano è un lavoro di ricerca, siete spinti da quella curiosità e da quella, no? da quell'energia che spinge gli scienziati ad andare sempre oltre. Ma ci sono degli elementi di etica che coinvolgono anche, diciamo, le vostre prospettive? Cioè, si dice che il vostro iCab un domani potrebbe diventare un ottimo badante. Io preferirei un badante in carne ed ossa, se devo arrivarci, però ci avete pensato? Ma assolutamente sì, ora non lavoro direttamente in questo campo, ma c'è un filone degli studi che si occupa proprio di capire anche quali potrebbero essere gli aspetti etici dell'utilizzo pesante della robotica, pesante nel senso quando ci saranno tante macchine. Impattante. Assolutamente sì. Il discorso che facevo su questo invecchiamento della popolazione è perché probabilmente non sarà il badante che potrebbe essere sostituito, saranno degli aiutanti molto più leggeri, quindi ad affiancare il badante. Un progetto recente della Commissione Europea ha visto ad esempio
diciamo, l'aiuto robotico per servizi di assistenza domestica, dove i costi sono oggettivamente molto elevati. In questo momento in alcuni paesi hanno delle persone che vanno a casa di tutti questi potenziali persone che sono mediamente autonome, ma sono di fatto hanno bisogno di un aiuto, e il costo è elevatissimo. Si pensa che la robotica potrebbe ridurre questo costo del 10%. Questo, capiamo, non ha sostituito la persona, l'ha affiancata con un sistema che gli fa risparmiare un po' di tempo quando deve andare a casa, preparare magari da mangiare, dare le medicine a uno di questi pazienti. Quindi io lo vedrei più come avere dell'assistenza piuttosto che un ausilio, una sostituzione. In fabbrica la stessa cosa. Se avremo meno braccia, come sembra che queste statistiche ci dicano, perché no fare un po' meno fatica, lavori pesanti e quelli rischiosi lasciamoli fare ai robot, ecco. Quindi sì. Non è un pensiero di sostituzione. È vero che lungo la strada qualche lavoro potrebbe scomparire, perché va da sé, però magari sarà compensato dallo chi scriverà le app per i robot, come adesso ci sono quelli che scrivono le app per il cellulare, può darsi. Che è stata oggetto di polemiche, non so se avete visto, Gad Lerner ha fatto un bellissimo programma che si intitola Operai ed è andato a vedere come sono cambiate le catene di montaggio, ed è verissimo che l'operaio adesso fa molto meno fatica perché non deve più sollevare e fare. È anche vero che sono molti meno gli operai che lavorano e sono molti quelli che sono stati esclusi, no, da questo processo, perché possiamo voltarla come volete, ma si torna sempre alla politica, e se non vi piace quella di adesso c'è la politica di Aristotele. Lui già aveva detto che utilizzando automi per i lavori più degradanti e pesanti tutti gli uomini potevano essere liberati dal fardello della schiavitù, magari se, diciamo, la divisione delle risorse fosse esistono condivisa. Anche visto che parlavamo di fantascienza, possiamo anche diciamo, capire che questi saranno probabilmente problemi che avranno un impatto nel transitorio, ma a lungo termine effettivamente dovrebbero portarci a una liberazione completa da certo tipo di fatica. Perché no usare il nostro cervello non per spostare dei pesi da una parte all'altra, ma per fare cose un po' più di qualità, o per fare niente, volendo, va bene lo stesso. Il punto è che chiaramente esiste un problema di educazione, di istruzione, perché se c'è un impatto notevole da parte di una certa tecnologia, è chiaro che bisogna insegnare alle persone a usare questa tecnologia, un po' come è successo col calcolatore, con, diciamo, tecnologie di questo tipo, che sicuramente hanno fatto scomparire la macchina da scrivere, però non per questo hanno necessariamente eliminato la burocrazia, per esempio. Quindi, certo, anzi. Ma sì, se prego, posso aggiungere una cosa, cioè in termini appunto di, riprendendo le leggi di Asimov, no? Il robot non deve far male, cioè la ricerca si sta anche spingendo molto su questo, una tematica che va molto forte in questo periodo, già da qualche anno, però ora sta raggiungendo il suo culmine un po' nel contesto di Industria 4.0, no? Di questa nuova rivoluzione tecnologica e industriale. Il robot deve essere un compagno, deve essere un robot collaborativo, cioè qui vicino l'azienda Comau Robotics, a pochi, diciamo, chilometri da qua, sta sviluppando una nuova generazione di robot collaborativi. Cosa vuol dire? Out of defense. Il robot è fuori dalla gabbia, quindi può gestire in maniera automatica, affidabile, accurata, ripetibile e senza faticare determinati compiti per migliorare un intero processo, diciamo, industriale. Quindi anche in questo contesto in cui la robotica sì è introdotta sempre di più nelle aziende, ma è una robotica sicuramente sicura, più sicura rispetto a quella che magari era qua qualche anno fa. E poi vorrei dire, allora, pochi giorni fa c'è stata, insomma, una riunione dell'International Federation of Robotics che ha riportato un report molto interessante anche dell'aumento in realtà dei posti di lavoro in funzione dell'aumento degli stock dei robotici, cioè del numero di robot inseriti in azienda. E riporto, diciamo, una citazione di un collega, un docente della CMU, Chauzet, che dice "automate or evaporate", cioè vuol dire che
le aziende, magari anche piccole aziende, se si rendono, diciamo, automatizzate, se inseriscono piccoli robot, compagni, assistenti robotici che magari lavorano anche di notte, quando la persona si può riposare o quando magari è necessario fare un task solo ripetibile, solo preciso, magari riesci a vincere e a contrastare, diciamo, un evento, diciamo, concorrenziale forte come ci può essere adesso verso le grandi aziende. Quindi la robotica, in termini, diciamo, di robotica inserita in un ambiente collaborativo uomo-macchina, può essere un fattore abilitante anche per creare effettivamente nuovi posti di lavoro, garantire a aziende non forti come la Fiat o d'altre di esistere, di competere. E però naturalmente, come diceva Giorgio, è necessaria un'educazione, perché è un evento disruptive, sta cambiando sicuramente il mondo, diciamo, dell'utilizzo della robotica nel quotidiano, e ci deve essere un'educazione verso l'utilizzo della robotica, capire come utilizzarla e capire come creare nuovi posti di lavoro, nuove figure di lavoratore sfruttando appunto il robot, strumento e non sostituto, compagno insomma. Vito, in questo senso hai ragione, come dire, al di là di litigare con le macchine al casello, le macchinette automatiche, la tecnologia non è neutra, perché sposta in qualche modo, mettendo un peso, accento maggiore o minore su elementi diversi della società, però è pur vero che con l'automazione si sono persi molti posti di lavoro di un certo tipo, ma la tecnologia li ha spostati in un altro campo, quindi probabilmente dal punto di vista del bilancio complessivo siamo in pari, se non addirittura in vantaggio. È chiaro che chi perde il lavoro in una certa area non è lo stesso che lo ritrova da un'altra parte, quindi per il singolo non è in pari per nulla il bilancio, per il complesso della società probabilmente lo è. Lo è se vediamo i numeri, puramente i numeri, cioè al PIL, che non è quello della felicità come c'è in alcuni paesi, ma quello dell'economia. Il fatto che ci siano stati per lunghissimi anni un incremento progressivo della capacità di produrre è fortemente collegata all'automazione. In questo senso, se faccio una battuta, mi collego a quello che diceva Giorgio prima, quando disse: beh, noi dell'ICAB abbiamo tanti altri fratellini sparsi per il mondo che ripetono un po' le stesse cose e verifichiamo che funzioni allo stesso modo. Beh, in questo senso mi sono sentito anche io un androide, perché in realtà questo è quello che fanno gli istituti meteorologici nel mondo. Ce n'è uno per ogni paese, si ripetono lo stesso tipo di misure e si confrontano lo stesso tipo di misure affinché ci sia la garanzia che si facciano le stesse misure ovunque nel mondo. E quindi in questo senso siamo tutti noi, come dire, piccoli ICAB, compresi quelli di Torino, in qualche modo. Comunque io lo so che tu stai tanto bene lì a contare tranquillamente nel tuo laboratorio gli atomi per vedere quanto pesa una cosa, ma non ce la fai, non ce la potete fare. Siete comunque inseriti in un contesto socio-economico in cui esiste una oggettiva responsabilità anche etica di quello che voi state facendo. Poi c'è il dibattito politico che giustamente divampa, c'è chi dice che non è vero, sono molti meno i posti di lavoro che la tecnologia offre rispetto a quelli che ora, almeno in queste fasi, cassa. E vabbè, c'è un problema di come tassare anche, no, la robotica, perché a questo punto se funziona di più, fai più soldi con quella macchina lì, paga più tasse, oppure no. Cioè, dibattito, sì, però deriva dal vostro lavoro. Anche uno degli aspetti che molto, diciamo, discussi in questo periodo sono i cambiamenti climatici. È vero che la temperatura sta aumentando, è aumentata nell'arco dei secoli, e di quanto? Beh, noi da questo punto di vista siamo neutri, noi vogliamo fare misure più precise e poi è dare delle indicazioni puramente scientifiche. È chiaro che poi se un nuovo presidente dice: ma è tutto uno scherzo, perché non è vero che il clima sta cambiando, sono tutte bufale, vabbè, questo è un aspetto puramente di interpretazione puramente politica, insomma. Lo scopo nostro non è quello di inseguire o meno una tendenza politica, ma mettere sul tavolo i dati oggettivi in qualche modo e cercare di trovare i numeri più corretti possibili e quindi fare misure accurate in questo senso. Queste sono neutre le misure. L'interpretazione può essere anche politica, certamente. Posso farvi un'ultima domanda? Perché abbiamo
come dire, impiegato tutta la nostra ora, poi vediamo se abbiamo qualche minuto anche per una domanda dal pubblico, molto volentieri. Voi vi divertite molto a fare il lavoro che fate? Assolutamente sì. Ci sono due aspetti. Lavoriamo tanto, che vuol dire più del numero di ore che sarebbe ragionevole utilizzare per il lavoro, però è anche divertente, c'è una motivazione molto forte per farlo, che non è economica assolutamente, ma è solo di conoscenza. Quindi è divertente a prescindere da che sia robotica o che sia fisica. Se o è che scienza, sia una, assolutamente, è assolutamente sì. Sei d'accordo? Ma sì, e poi penso che... Te li porti a casa i tuoi... Sì, me li porto a casa. E poi sì, io penso che oltre al divertirsi viviamo, diciamo, una sorta di sentimento di ribellione verso, diciamo, quello che è l'attuale, no? Il motivo per cui lavoriamo tanto, ci divertiamo tanto, è perché sentiamo proprio il bisogno di cambiare le cose, provarci. Non sempre vengono bene, perché la ricerca vuol dire anche conoscere il risultato negativo poi di un esperimento, valutarlo e ripartire, picchiarci la testa, stare magari in laboratorio in ore differenti rispetto a quelle, diciamo, comuni, normali, però è divertente, sì, e poi abbiamo questa voglia, penso, comune di ribellarci un po' all'attuale. Allo status quo. Per definizione. Sì. Vito, uno direbbe, ma lui passa la vita a misurare, si annoierà. Non credo. No, in realtà fare esperimenti di fisica nel laboratorio ci si diverte molto e si passano molte ore. E questo è il dramma, perché il fatto che noi ci divertiamo così tanto e lavoriamo così tanto in laboratorio è una cosa perfettamente nota ai nostri governanti, i quali ci pagano poco perché tanto loro si divertono, certo. Non c'è bisogno di pagarli, questo sì. È il punto di vista. Ma se vuoi fare un appello a favore della ricerca, fallo, qui mi sembra il posto giusto. Questo è un po', come dire, il posto era un posto in cui qui si faceva ricerca, sì, ricerca industriale soprattutto, e che poi se n'è andata in questo posto. Quindi se si investisse qualcosa di più nella ricerca, come sappiamo l'Italia è uno dei paesi che investe poco dal punto di vista dell'investimento pubblico, ma soprattutto poco dal punto di vista dell'investimento privato per la ricerca. Ciò nonostante, i ricercatori italiani sono quelli che hanno tra le migliori performance al mondo dal punto di vista delle citazioni, dal punto di vista dell'impatto delle proprie ricerche, e quindi il costo unitario delle nostre ricerche è più basso di quello degli altri colleghi più fortunati nel mondo, più fortunati perché hanno più fondi per poter fare queste ricerche. E questo, quindi, quello che succede spesso è che gli italiani devono andare a trovarsi un lavoro da un'altra parte, proprio anche, come dire, i famosi cervelli in fuga. Beh, sono persone che lavorerebbero molto volentieri in Italia, magari hanno un'occasione migliore per andare a lavorare all'estero perché hanno un laboratorio più organizzato, più attrezzato, con più fondi, e purtroppo questo succede ancora. Beh, di fatto voi siete qui e noi siamo contenti che siate riusciti a tornare da Boston, ad avere rapporti internazionali, ma ad avere ancora la base qua. Prima che mi dimentichi, grazie al Museo Piemontese dell'Informatica, che pare che abbia iniziato a frequentare questo posto, e ovviamente al Centro Scienza, che ha deciso di organizzare qui questi incontri, perché è, come dire, è un posto molto stimolante e molto bello. E, dobbiamo smettere, immagino, perché abbiamo cominciato 60 minuti fa, e d'altra parte Vito mi avrebbe massacrato se io avessi sbagliato la misura, era lì pronto e apposta. Precisissimi. A questo punto io ringrazio Vito Fernicola, Giorgio Metta e Gastone Ciuti. Grazie, ci avete raccontato cose interessanti in un modo appassionante e credo comprensibile, perché, ripeto, io sono l'unità di misura. Se capisco io, capiscono anche tutti gli altri. Grazie a tutti. Ciao.